Siracusa, rapina in villa finita male, braccati dai carabinieri, arrestati i quattro pregiudicati. Quattro rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri di Siracusa per una violenta rapina in villa con sequestro avvenuta nella zona Fanusa Arenella nel gennaio scorso. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Siracusa hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura Reggiana nei confronti di tre catanesi e un siracusano, gravemente indiziati di aver consumato in concorso una rapina all'interno di una villetta della zona Fanusa Arenella nel mese di gennaio con il sequestro degli occupanti. Nella circostanza i rapinatori, armati con il volto coperto da passamontagna, dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, aggredirono le persone presenti, uno dei figli del proprietario e la fidanzata, immobilizzate con delle fascette in plastica e imbavagliate con del nastro adesivo. I banditi li minacciarono con armi e coltelli per farsi indicare il luogo dove erano custoditi soldi e gioielli. Dopo aver messo la casa a soqquadro, i rapinatori si impossessarono di oggetti di valore e di una cassaforte di grandi dimensioni caricata nel portabagagli dell'auto prima di darsi alla fuga. Le vittime riuscirono a liberarsi e a dare l'allarme, consentendo ai carabinieri di intercettare poco dopo l'auto dei banditi. Ne scaturì un inseguimento che si concluse in una rimessa di barche dove i malviventi, sentendosi braccati, si dileguarono a piedi abbandonando l'auto con la cassaforte. Nella circostanza uno dei rapinatori, preso dalla fretta di abbandonare il veicolo, ha dimenticato un passamontagna e dei guanti, grazie ai quali è stato possibile identificarlo tramite il DNA. Poco dopo gli eventi, l'intervento dei carabinieri ha consentito di recuperare la refurtiva e restituire l'autovettura risultata rubata al proprietario.